Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Watch Dogs. Jackson, siamo riusciti a recuperarlo una seconda volta, anche se la seconda volta è stata un pochettino più difficile. E ha parlato a noi, macchina. Sempre catorcetti. Va no. È ora. Questa è la mia moto. Merda, amico. Grazie per quello che hai fatto per me alla Mazda. Iraq non riusciva a crederci. Ma poi ci ha creduto, vero? Sì, se l'è bevuta. Adesso è tutto orgoglioso. Non posso farlo incazzare di nuovo, mi capisci? C'è un bar vicino a Rossi Fremont. Lascia una cosa fuori in mezzo ai rifiuti. È un microfono. Senti, l'hai spaventato lì all'asta. Ora nessuno può salire ai piani alti senza avere il suo permesso, nemmeno io. Saremo discreti. No, dai. Che cazzo. Mi dispiace, si è fregato. Vabbè, chiamo la mappa che secondo me facciamo prima perché volevo beccare il ponte, ma vado un po' in difficoltà. Mi stavano prendendo. Comunque. Ok, non frena. Ah, mazza, sta. Non frena tanto bene sta moto, eh. Allora, devo piazzare qualcosa. Ma che schifo, c'è un bagno, scusa, cerca di bagno, no? Non ho capito dove cavolo si entra. In pizzeria qua, penso, eh. Sì. Pizzeria. Non mordo. No, 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 vabbè. Attiviamo? Ah, là dentro, che schifo. Però non arriva nessuno. Spero che Bebug ce la faccia. Gli sto dando fin troppa fiducia e non so se è Quindi all'altezza. arriverà direttamente lui. Ora solo lui può farmi entrare. Spero di non ammazzarlo. Diciamo che stiamo rovinati, siamo nelle sue mani praticamente. Anche se secondo me non è tanto stupido, eh. Entra in posizione e contatta. Entra in posizione. Sì, allora non mi dire che mi avete fregato. Ma perché? Allora, questa poi è sempre una cavata tremenda. Ogni volta ci fregano la moto. No, è quella la moto, ok. No. Scusate, scusate. Mi stavo già nervosendo. Che aspettate? Lo so io che aspettate. Vabbè, dovrebbe stare qua. Questa è la posizione, quindi anche abbastanza vicino. Qui abbiamo un po' fregato la fiancata. No. Vediamo se da qua riesco a passare. No, mannaggia. Mi serve un punto per passare. Stai uscendo dalla zona. Non sto uscendo dalla zona. Che. Ho difficoltà a entrare da qua. Ma poi non ci sta manco una telecamera. Com'è che ci sta anche la telecamera? Vabbè, facciamo così. Mamma mia, raga, è un po' di musica. Qua tu non ci vai? Dai. A cosa è stato? Cioè, fantastico, uno di qua e un altro di là. Ma dai. Vabbè. Sì. Aspetta, eh. Io non posso perdere tutto sto tempo appresso a questa, a quest'altro. E dai, va avanti. Così non va Manco muri, incredibile, non muore. No, no, vai di qua. Ascolta. Questa è Lander. Aspetta. Ok. Ti sposti per cortesia. Aspetta, ma là c'è. Ecco, vedi? Mi sa che sei morto, eh. Avanti. Blocca quello, ce ne sta ancora un altro, che vuole vivere. Dove stai? Scusa. Guarda anche la bomba, cioè. Non ho capito, stai ridendo, stai? Guarda, giusto perché. Che è successo, signore? Per cattiveria, vedi, guarda. Caino. Ok, andiamo di qua. Facciamo passare? Sì. Sì,
Sei pronto? Sì. Tu dove sei? A Roma. Molto vicino. Vai. Il mio dito è sempre pronto sul tasto play se provi a fregarmi. Ma play in che senso? Play nel senso che esplode? Se questi mi prendono... Si fida, dovresti saperlo. Che c'è sul piano di... Non lo so, amico. Stanze. C'è una stanza in cui Iraq non fa entrare nessuno. Appunto. Tu oggi ci entrerai. Non esiste. No, non posso. Senti, lì c'è una specie di porta di sicurezza. Basta avvicinare il telefono. Entrerai in quella stanza. Non sono una spia. Io odio i poliziotti. No, dica sono un poliziotto. Meglio. Io non lo sono. Sto cagando sotto. Ascoltami bene e muoviti quando te lo dico. Ci penso io. Ok. Ora, vai. Ok. Riesce. Vai, veloce. Ok, mettiti di qua. Oh cazzo. Calmo. Quanti anni hai? 19, ne ho 19. T'hanno visto. Mannaccia. Quanti anni hai? 19, ne ho 19. Cristo, sei un ragazzino. Nonna dice che sono sempre stato grosso. E ma io come mi sposto di là? Non vedo una mazza. Ok. E no, da qua non riesco a farlo andare, eh. Forse da qua. Cazzo. Ok. Allora, forse ci siamo, aspetta. Ok, ora. Sì, vai, sì. Vai. Ok, telecamera, telecamera. Di qua. Non è che non si vede una mazza di qua. Dovresti andare di qua. Dove cavolo fai? Non ne vale la pena. Ma sai scavalcare, sì? Vai avanti. Vado. Ma dove vai? Porca. Come fanno? Se ne è andato. Sì. Nonna dice che sono sempre stato grosso. No, no. Quello mi vedi di là? Sì. Allora, spostati di qua. Va bene. Non dovrei essere qui. Ok. Muoversi. Luce, 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 luce. Grande, grande. Questo non ti vede. Allora. No. Roba da pazzi. Allora, facciamo così. Dai, sì. Fa attenzione. Vaffanculo, cazzo. Ok, veloce, veloce. Perché bazzichi con queste teste di cazzo? Pausa finita. Sono la mia famiglia. Ok, bravo. Oh, così credevo. Ce la fai? Sì. Figli? No, tu? Chi lo sa? Merda. Ok, vai di qua. No, ma visto, veramente? È meglio di no. Dove cavolo stai? Ah, ok. Questo non si apre, no. Attiva di qua e vediamo se possiamo andare di qua. Muoversi. Ok. L'ha visto. Non dovrei essere, chi lo sa. Qua non c'è nessuno. Merda, non farmi ridere. Già, è meglio di no. Ok. Allora, sala cinesca che faccio? Gliela chiudo la sala cinesca. Qua la telecamera. Qua tiro. Ma poi dove devo andare? Ma stiamo andando nella direzione giusta, scusa. Ah, non voglio farlo. Chi c'è? Ora, vai. Vado. Ok, ok. Una roba da pazzi. Vai. Ok, ora. Sì, sì. Vai, vai. Sì. Vaffanculo. Senti la porta. Cazzo. Ascolta, ci stai invitando. Tu avvicinati. Dai. Aperto. Aspetta, guardo attraverso il tuo obiettivo. No? Ah, guida lui.
Aia. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Il computer è di là. Tu perché lo fai? Come sei veloce? È complicato. Abbiamo tutto il tempo. Diciamo che Iraq ha fatto del male alla mia famiglia. Voglio risposte. Non è così complicato. Apri? Questo non si è sposta. Aspetta. Devo aggirare forse. Ah, infiltrati. Ok, meno male che non è a tempo. Dove parte l'origine? Da qua. Ok. Sì. Arriviamoci. Ok. Perfetto. Dai. Ci siamo. Ancora un altro. Oh mamma mia. Non me l'aspettavo. E te l'avevo detto che sono Iraq. Zitto. Aspetta, ma mentre non so dove sta, dove parte il coso? Non lo so, dove cavolo sta il coso? Ok. Stai calmino, che tra un po' provo a non farti ammazzare. Ok. Dovrebbe essere così. Allora. Ok. Questo è andato. Ora ci serve quest'altro. Vediamo se così siamo. No. Ok. Ma che? Allora, così no. Ma no, perché sono un becco centrale, quindi. Allora, così. Qua ci sta. Manca soltanto centrale, ok. Ok, mamma mia. Questo è stato complicato, eh. Aperto, vai, puoi enterare. Che fai, non entri? Tutto sta bene. Freschi i server. Avvicinati. Merda. Ops. Cosa? Tu resta lì. Aspetta, non ancora. Torna lì. Che succede, Beppa? Aspetta, non è quello che sembra. A te cosa cazzo sembra? Perché a me sembra che stai cercando di fottere. No. Ma come cazzo sei entrato? Calmati. No. Ti voglio bene, lo sai, no! Che ti ha pagato, quindi? No, 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 senti! Non mentirmi! No! Non devi raccontarmi cazzate! È così che ripaghi la mia fiducia! Andiamo, amico! Siamo fratelli, io non c'entro niente! È colpa sua! Cazzo dici? È molto vicino! No! Non devi buttarmi di sotto! Non mollarmi! Andate! Trovate quello stronzo! Ops! E Bad Bug che fine ha fatto? Dai. Ma che? Bad Bug. Che è successo? Non aveva commesso errore. No, non mi puoi dare sempre un trattore. Dammi una macchina decente, dai. La colpa è mia. Non ho recuperato Questa. molto. Spero che basti. Tutti catorci, c'è incredibile. Ok. Scusami, ma. Questa è macchina mia. Mi spiace, a me serve una macchina veloce, quindi. Solo così ce ne possiamo andare. Solo 14, no. Mazza. Sto avendo un po' di difficoltà, perfetto. Qualcosa l'abbiamo sbloccato. No, ci abbiamo praticamente un trenino, eh. Facciamo di qua. Che strada stiamo facendo? Apriti, apriti, apriti. Che cos'è questo? Ma non credo che. Così facciamo la figura dei coglioni. Aspetta, lo Ops. sento. Qualcuno ha visto dov'è? Ops. No.
Urge un'altra macchina, urge. Bella la gusto. Credo che sia una gruppa. Dai, come ha fatto a recuperare? Abbiamo fatto un volo di 60 metri. Basta, batte insieme. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Crede di potersi fregare, ma lo proviamo. Aspetta che esco, aspetta che esco. Guarda che ce la faccio a uscire. Ce la facciamo a uscire. Ce la facciamo a uscire. Okay, grande. Basta così, ormai non la prendiamo. Andiamo. Ecco, dai. Dimmi che hai novità. Il download era parziale, ma ho scoperto comunque qualcosa. Il suo computer è pieno di roba per ricattare chiunque. Senti come si chiamano le cartelle. Sex tape pulizia. Corruzione capo Bloom. Falle del CTOS. Irak ha in mano l'arma più pericolosa di questa città. Infatti la polizia sta lontana. Probabilmente ha parlato con il capo. Riesci a vedere dentro le cartelle? No, ma ci provo. Ce n'è anche una sul Merlot. Merlot? Sì, eccola. Bene. Arrivo subito. Ok. È stato difficile questo inseguimento, eh? Cioè, inseguimento, questa fuga più che altro. Allora, ma dove andiamo adesso? Punto abilità ne dovremmo avere 12, infatti dobbiamo un po' sprecare. Allora abbiamo, andiamo con l'Eking sicuramente. Banco Martincente non ce ne frega proprio, risubre comunicazioni. Ok, tubature non sarebbe neanche tanto male. Ok, vediamo un pochettino se esce la comunicazione. Ehi, ciao. Questo coso funziona? Bad bug, sei vivo? Sei vivo. Esci subito da lì. Sono fuori. Ho pensato che potevo aiutarti ad avere le tue risposte, sai, sulla tua famiglia. Il video che abbiamo visto. Irak mi ha fatto delle domande. Voleva scoprire che cosa ne so di Rose Washington. Rose Washington? Non so chi sia, ma è la tipa nel video. Irak dice che è morta. Ok, grazie. Mi servirà. Sì. Senti, io e te... siamo pari, no? Siamo pari. Gran bel lavoro. Signora, lei mica lo prendeva in pieno. Tranquilla, tranquilla. Vabbè, quindi con Bad Boy abbiamo... Bug Boy. Hai fatto un bel casino a Rose Fremont. Dammi delle buone notizie. Irak può ricattare un sacco di gente, tutto nel suo computer. Chiunque, dai politici corrotti ai capi del CTOS. C'è anche roba a sumarlo. Lo sapevo, te l'avevo detto che era lì. Ma è criptato. Non posso accedervi, ma il video è trovato al Merlot. La donna si chiama Rose Washington. Rose Washington. Non era del CTOS. Aiden, ottima scoperta. Ho seguito il tuo invito. Ora libera mia sorella. Siamo solo all'inizio. Quel video è importante per qualcuno, tanto da spingerlo ad attaccare me e anche tuo nipote. Attento, Damien. Dai, so che vuoi arrivare fino in fondo, tanto quanto me. Non era nei patti. Ma invece sì. Hai detto che è criptato, quindi non hai finito. No, non puoi farlo. Posso fare quello che voglio. Ciao, sono io. Ciao. Come stai? Sono stanca. Si prendono cura di me, credo. Ti prego, vieni a prendermi. Ok. Ma che voce strana che c'ha. Bene, è positivo. Sii pronto a tutto. Sto arrivando. Ho bisogno di vedere Jax. Lui come sta? Molto coraggioso. Ha preso da sua madre. Ma è testardo proprio come lo zio. Già, proprio così. Non accetta mai un no. Tempo scaduto. Ciao, ciao. Ma che telefonata strana. Può aspettarmelo da te. Il suo scopo è un altro. Ok. Una cosa a volte. Servono gli altri ricatti di Irak. Solo così potrò trattare con Damien. Andiamo a vedere. Dai, dai, rapido, rapido. Tutto bene? Non ho granché. L'upload si è interrotto.
Tu pure. Oh, merda. Lo sapevo. Ok. Devo trovare il modo di entrare. Sei impazzito. Se anche entrassi lì dentro, sarebbe inutile. È tutto criptato. E cosa mi suggerisci? Damien a Nick, gli dico di tenersela. Certo che no. No, non intendevo questo. Ma lui ti manipola. Sì, non gli darò questa cosa finché non saprò cos'è. Non posso fidarmi di Damien. Sì, lo so. Bene, allora... dobbiamo affrontare un problema alla volta. D'accordo? Se recupero le informazioni, puoi decriptarle. No, va oltre le mie capacità. E chi può farlo? Che ne dici di quel... di quel pazzo? Tobias, ora va qui. Tobias! Partiremo da qui. Ok, ma dobbiamo essere discreti. Io sono sempre discreta. Proprio Tobias, meglio di no, eh? Ok. Ok. Wow. Wow. Raymond Ken. Deve essere lui. È l'ingegnere informatico assunto per il progetto CTOS. Ha creato lui quel codice. Ma il creatore ha sempre una backdoor. E può decifrarla. Kenny è davvero bravo. Questa per me è opera sua. È un genio. No, anzi, è una vera leggenda. Le leggende sono difficili da trovare. Ormai è fuori dal giro. È sparito da quasi un anno. No, si nasconde da qualche parte. Dobbiamo trovare. Ok. Tutti siamo bravi a trovare le persone. Partiamo da lì. Dall'ultimo posto in cui è stato Kenny e andiamo a ritroso. È passato più di un anno. Ci vorrà del tempo. Ecco, ha coperto le sue tracce veramente bene, ma qualche volta è ripassato dallo stesso. C'è già l'ha trovato. Quindi ora lo traccio. È bravo a nascondersi. In teoria sì. Dovresti andare lì e collegarmi al computer. Farò una ricerca dal bunker. E troveremo Kenny. E che ci vuole? Vabbè, è facile, dai. Pensavo che fosse molto, ma molto più complicato. E invece niente. Vabbè. Troviamo una bella auto fuori e ci dirigiamo, abbiamo detto, qua. Era il 2003. Non solo a New York, quasi tutti i contesti, un paio di 11 morti in tutto. E lo hanno spacciato per un bug. Quale cavolo era il messaggio? Kenny voleva avvisare tutti. Non si fidava di quelli della Bloom. Secondo me non si aspettava i morti. E ora si nasconde. Ma stiamo per trovarlo. L'ultimo segnale di Raymond proviene proprio dal posto che stai cercando. Gli hacker si nascondono facendo rimbalzare i pacchetti dati sulle botnet. Sì, ottimo trucco. Lo facevo anch'io. Sta facendo rimbalzare il segnale su tutto il pianeta. Se il segnale finisce in Cina o in qualche posto lontano, sarà un problema. No, è qui. Anche se è sparito dalla griglia. Questo Kenny è un esito. Secondo me vuole stare in... Scusate. Forse. Ma se è davvero a Chicago, perché è rimasto finito? Non è il tipo da restarsene in disparte a guardare. Ha ucciso quella gente. Deve esserci una taglia su di lui. Quindi resta nascosto. Becca qualcuno forse. Vediamo un po', eh. Ah, ecco, ecco la sala. Sta qui dentro, sa. Ma dove si entra? Ecco. Ah,
Ok, elimina tutti i fixer, che bello. Ma non li vedo sti fixer, dove cavolo sono? Vediamo un po'. No, no, non mi puoi già vedere, c'è assurdo sta cosa. Questi c'hanno una vista bionica. Avanti. Ma io ne ho visto uno. Ok, là ce ne sta un altro. Ovviamente sono due. Ovviamente sono tre. Vabbè. Personalmente vi voglio bene, ma se vi mettete vicino alle bombe Attenzione. Allora. Cercatelo, quella parte. La telecamera sta là. Diamolo. Esplosione. Attenzione che non so se ci sta qualcuno qua vicino. No, non c'è ancora nessuno. Allora andiamo da dietro. Libera, vedo cercare niente. Di là. Seguiamo. Sì. Allora. Ah, per ora basta. Ma fate attenzione. Siamo allerta. Sì. Allora, qua ci sta qualcosa. Vediamo un po' se riesco a avvicinarlo. Da qua. Non abbassate la guardia. Dai. Guarda, se andaste insieme sarebbe fantastico. Vabbè, soltanto questo, perché quello magari può rimanere qua. Un altro po', un altro po'. Bravo. E mi sa che fate come una bruttissima fine, diavolo. Porca miseria, porca. Vabbè, vabbè. Ok. Tanto penso che non se ne siano accorti, no? Ma che attenzione, sono saltati, tutti quanti in aria. Ma che occhio? Ma c'eri quando... occhi aperti. Perfetto. Ma eccessivo, eccessivo, eccessivo. Pensi siamo morti tutti? Sì. Merda. Ci hanno scoperti, Clara. Dobbiamo fare in fretta. Cosa sto cercando? Collegami al computer. Farò una ricerca dal bunker. Quale computer? Perfetto. C'è un computer qua dentro. L'avremmo fatto saltare in aria? No. Meno male che non l'ho fatto saltare. Ma dove sta? Ah, che computer? Ma che cos'è? Un VIC-20? Porca miseria. Wow, vecchia scuola. Oh, c'ha pure il floppino, ecco, guardalo. Gli sbirri non riescono a chiudere il club. Dato? Clara, è online. Sta arrivando un sacco di gente. Muoversi, gira dentro. Allora. Mi serve un punto per ripararci bene. Ecco, mettiamoci qua che è meglio. Allora, lascia esplosione, lascia esplosione. Sto un po' studiando l'ambiente. Allora, questo... vediamo così. Okay. Pensa cola. È andato. Allora, ce ne sta uno là sopra. Attenzione. No, la granata no, per cortesia. Raccogliamo la bomba. No, c'ho solo un colpo. Ok. Bella quest'arma, mi piace. Peccato. Ok. Ecco qua, ok, è andato. Altri là, ce ne stanno.
Allora, difficoltà a beccarti. Andato, è andato, carica, carica. E carica. Allora. Ah, sembra che sta sparando qua in mezzo. Porca miseria. No. Aspetta. Al collo. Allora ce ne dovrebbe essere ancora un altro. Perfetto. Fatto. Fatto. Di me. È bellissima quest'arma, eh? Non voglio che altri cerchino che. Che facciamo? Beh. Merda, se ne va. Ha una pista su Kenny. Con un camion dei pompieri se ne va. Lo so. Lo so. Non devi permettere. Allora, se mi dai una macchina decente, ce la faccio sicuramente. Se mi dai un trattore, non lo becco. Vabbè, io questa, dai. Non sembra tanto male. Non sembra tanto male. Vai alla strada? No. Ok, sta lì. Il problema è che lui c'ha un camion niente male, quindi. Dobbiamo sperare che magari. Come lo vedi? Stai contro mano, sta contro mano, sta. Pure! Noi non stiamo facendo niente però, te lo voglio dire. Ma non lo posso bloccare questa così. Si autoblocca. Ah, vai, continuo. Consiste andare contro mano. Vabbè. Prima o poi penso si fermerà, eh. Sta distruggendo mezza autostrada. Fino a quando non vai in un centro cittadino, così non lo riesco a beccare. Ma tutto contro mano ti fai? Poi non ne scansa neanche uno di macchina, le prende tutte in pieno. Ok. A tutte le unità, l'abbiamo perso, stazione CTO è a vuoto. Meno male. Pardon. Ah, questo dovrebbe bloccare, insomma. No, non esiste, non ce la faccio. No. Ah, ma fa paura sto camion dei vigili del fuoco. Attenzione, attenzione. Addirittura. Ma ste tubature dove stanno? Perché prima le ho viste, magari ci potrebbero essere utili per farlo saltare in aria. Se ne vedessimo una tipo però, Non dovrebbe avere neanche un dissuasore. Ok. Non penso di averlo beccato, No. E allora. No, era il semaforo, non era di solito. Vediamo se riesco a beccarne un altro. No, troppo in anticipo, mannaggia. Oh, forse l'ho fermato, forse l'ho fermato. È uscito, è uscito. Beccato. Mazza, ce ne sta ancora un altro. Che faccio? Me ne vado? Sente una mazza. Vabbè, missione completata, ce l'abbiamo fatta. Anche punti abilità. Meno male. Quello che cercavo. Ci siamo. Stai davvero andando da Ray Kenny? L'abbiamo seriamente trovato. Ancora no, ma quasi. Potrebbe non collaborare. Se decripta i file, si espone molto. Questo era un informatore. I file servivano per ricattare la blu, no? Ce n'erano per ricattare chiunque. Un ex
pezzo grosso della Bloom li dovrebbe trovare irresistibili. Quando trovi Ray Kenny, cosa hai da offrirgli? Abbiamo visto che succede a scavare. Se ci aiuta a decryptare i file, si espone. Troverò qualcosa. Si nasconde per me. Già. Ha tradito la Bloom. Ha rivelato gli abusi. Può servirmi. Vuoi minacciarlo? No. No. Un delatore vuole giustizia. Forse sta cercando un pretesto. E io posso dargli. Vabbè, bene così. Cambieremo sicuramente anche auto. Vabbè ragazzi, penso che questa parte la possiamo terminare qui in bellezza. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.